Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo si aprirà con l'incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Sarà preceduto da un vertice NATO e da un vertice G7 che si terranno sempre a Bruxelles. In queste sedi la comunità euroatlantica intende ribadire la sua unità e determinazione nel sostegno all'Ucraina. Un impegno comune per tutelare la pace, la sicurezza, la democrazia, che l'Italia ha riaffermato ieri in quest'aula, scusate, nell'altra aula, alla presenza del Presidente Zelensky. Consiglio europeo avviene a un mese esatto dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, cominciata il 24 febbraio. Da allora, secondo l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, sono state registrate 2.510 vittime civili, con 953 persone uccise, tra cui 78 bambini e oltre 1.500 feriti. Purtroppo questi numeri sono provvisori. Questi numeri sottostimano fortemente i morti e i feriti. Questi numeri continuano a crescere. Davanti agli orrori della guerra, l'Italia lavora con determinazione, insieme a tutta la comunità internazionale, per la cessazione delle ostilità. Siamo impegnati, insieme ai nostri partner europei, per realizzare delle tregue umanitarie localizzate, organizzare evacuazioni, portare beni di prima necessità. La nostra volontà di pace si scontra però con quella del presidente Putin, che non mostra interesse ad arrivare a una tregua che permetta ai negoziati di procedere con successo.